Paki, il Paki. Il Paki. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Aspetta che sistemo sta luce che sono giallo come... Avete capito? Come un... uno con l'epatite. Ovviamente intendevo quello. Ok, dai, un po' meglio. Sì. Allora, grazie Aranciata per esserti abbonato per l'ottavo mese. E grazie di nuovo Leo. Grazie. Beh, effettivamente adesso me la conta. Perché oggi dovete sapere che stavo guardando così il conteggio, cioè le sub così. E non mi ha contato quella di Leo dell'altro giorno, della settimana scorsa. Infatti gliel'ha fatta rifare, boh, vai a capire perché. Comunque ciao Aranciata, ciao Leo, ciao Spermafrost, ciao a tutti ragazzi. Good evening, buonasera e ben ritrovati. Ora, lasciatemi controllare delle cose. Bene, ottimo. Ma dai, bene. Ciao Vane, quanto tempo! Ciao cara, come stai? Tutto bene? So che ogni tanto passi così... Segui sempre anche su Instagram, la pagina dei memini, tra l'altro. Grande. E come va? Bene, dai, abbastanza bene. E... un po' stanchino. Odio... Ieri sono andato al Cera Comics. Vabbè, voi abbonati lo sapete, è stata una fila di merda. Vabbè, stesso. Ovviamente si scherza, mi dissocio. E devo raccontarti una cosa che è successa sabato sera. No, allora, vabbè, io la so già questa cosa in realtà. Non facciamo la scenetta, raccontala e basta però, perché veramente... O se volete la racconto io. Il Cereale Comics, esatto. Se volete la racconto io questa storia di Leo, perché è impressionante, ragazzi. Sì, la racconto io. Aspetta che... tiro sulla maglietta che mi esce il pelo. Nonna, io odio i peli, vorrei farmi tipo un laser, l'applicazione laser da qua in giù. Sai cosa significa cerea in piemontese? No, non lo so. Explain, dimmelo. Comunque, praticamente, il nostro fidato Motopulo89, detto Leo. Ciao, davvero? Ah, è un saluto, cerea. Che saluto è cerea, madonna? Cerea! Boh, vabbè. Tranqui, ci sta, grazie dell'informazione. Allora, dovete sapere che il nostro carissimo e amato Permafrost, ti ho sempre in testa ormai, Motoculo89, detto Leo dagli amici. Ma si sente la musica? Vabbè, adesso no, perché è finita. Sente abbastanza? Fatemi sapere. E sabato sera è andato a una festa. Mi è sempre in testa, purtroppo sì. È andato a una festa, e tra l'altro qua vicino a casa mia, in un locale dove va molto spesso, e ha fatto una scommessa con i suoi amichetti. Ha scommesso di offrire un tavolo da 500 euro se fosse riuscito a limonarsi non una, non due tipe, non tre, non quattro, non cinque, ma ben sei. Ciao Red. Ciao carissimo, anche tu sei più bello dal vivo, anche perché non ti vedo, per cui. E quindi, lui cosa ha fatto? Se ne è limonate non una, non due, non tre, non quattro, non cinque, non sei, non sette, otto! 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 Cioè non solo... poteva fermarsi. Adesso deve offrire un tavolo da 500 euro. Capito? Deve pagare 500 euro. Perché ha perso la scommessa. Quindi, non solo poteva fermarsi a 5 e fare comunque bella figura, perché fai bella figura anche con 2 o 3, secondo me. Ma anche con una, in realtà. Visto che c'è gente che fa 0. Non solo poteva scegliere. Perché era una scelta, ragazzi. Era una scelta che poteva fare. Di fermarsi a 5. Ma ha voluto pure strafare. Ci è arrivato a 8, capito? 8! Così. Tipo il deck che se ne fa meno una. Esatto. Così. Non riesco a centrarmi le mani. Cioè, capito come stiamo, ragazzi? Devo aprire un tavolo. Io me lo immagino. E gliel'ho fatto vedere anche lui. Che tipo esce dal locale.
Pronto papà, vado cazzata. Scusa se te lo dico, ma sei un po' coglione. Gli ho detto anch'io. Tra l'altro, tutto questo si ricollega a quella volta che in live gli ho detto: Leo, mi raccomando, non fare chiodo scaccia chiodro. Chiodro. Chiodo scaccia chiodo. Perché non ha senso. 8. 8 chiodi. Vabbè, ma chiodo scaccia chiodo in realtà è mettersi più insieme a una persona, cioè, tranquillo, se non ci sono conseguenze. Anche se una si era già limonata la volta prima, per cui voglio dire. Parliamone. È una relazione? Potrebbe essere un po' la relazione. Ha la stessa età di Red. Sono entrambi del 2003. Quindi parliamone. Molto buono. Che ci vediamo oggi? Non lo so. Ditemi voi. Adesso ho la bocca mega dolce da sta roba qua. Non mi fa cagare sto tè. Non so perché. Ho la bocca strana in questi giorni. Sarà l'influenza che ho passato. Ditemi voi ragazzi se avete idee. Barzellette no, barzellette no. Non ho voglia di barzellette. Se avete idee, se no io vado avanti anche con l'Evindex di Pokémon. Mi sono sistemato i box. Ho fatto un po' di scambi prodigiosi con le Pokéhome dal telefono, che è una comodità assurda. Basta Pokémon, basta Kingdom Hearts, ma che basta Pokémon. Allora, fatemi vedere se il tipo mi ha risposto. Quello delle grafiche. Tra l'altro, volevo dirvi che io mi ero messo in conto di spendere 200 euro, no? Al massimo, questo ne ha. Costava 164, 60, cioè 165. Più due alert, arrivavo circa a 200. Quindi perfetto in realtà. E io ho deciso anche però che volevo la transizione, cioè questa. Ho deciso che volevo quella personalizzata, no? E erano altri 20 euro in più. Qualità. Alla fine avete visto tutto lo spettacolo. No, alla fine ieri non me ne voglia il buon Giorgio Vanni, ma io sono uscito tipo. Te ne sei andato, ha fatto una canzone, si è messo a parlare ancora e sono uscito perché stavo letteralmente morendo dal caldo. E anche perché poi avevo sto Batman davanti che rompeva il cazzo, per cui cioè veramente non aveva senso. E il mio amico, il Chad, è venuto fuori poco dopo. Cioè, ha detto guarda, io vado fuori un po'. Prendermi una boccata d'aria, farmi un giro, ti raggiungo tra poco. Fa, sì, tranqui, sono qua. Tipo, tempo 5 minuti. Oh, dove sei? Che vengo fuori anch'io, mi sono stufato. E si è mangiati le patatine fritte. Poi abbiamo fatto un giretto della fiera e per le 6:30 eravamo già partiti. Quindi sì, siamo venuti. Abbiamo fatto tipo quasi un'ora di strada per stare lì un'ora e mezza. Visto che la fiera era piccolina. E Giorgio Vanni non si poteva vedere perché c'era troppa gente, c'era troppo caldo. C'era la tipa che scassava il cazzo con le interviste. Dio Madonna, c'è cioè veramente. Mi devi aiutare, dimmi, dimmi tesoro. Dimmi tesoro. Intanto mi sa che il tizio non mi ha risposto comunque. No, mi aveva risposto prima. Mi ha detto dai, piazza pure l'ordine. Comunque figata l'Axolotl, le è piaciuto un sacco anche lui. Poi ho detto, quando sono a casa me lo vedo bene, tu piazza l'ordine, che poi parliamo sulla chat dell'ordine. Perché tu puoi avere i messaggi normali e i messaggi dell'ordine, che sono relativi proprio all'ordine. Fa, comunque, figo, figo. Poi mi ha detto che sono bravo a disegnare, ma adesso vi faccio vedere perché. Vediamo chi è. Ciao! Staminatele, staminatele, staminalalala. Benvenuto. Quel mio amico che si è dichiarato a me l'ultima volta mi manda bacini e fa delle facce amico. Adesso ti sta prendendo per il culo palesemente. Un po' te lo meriti. Devi aiutare, ma se ti dà fastidio, direi che ti dà fastidio. Però, cioè, potresti farlo anche tu. Grazie, grazie mille dell'host. Grazie mille, ma sei in Intubers? O comunque ci conosciamo in qualche modo? Fammi sapere. Perché non, io con i nick faccio veramente cagare. Anche con i nomi, anche con le facce. Faccio cagare e basta.
Spero mi stia prendendo per il culo. Vabbè, magari ti sta solo molestando un pochino. Domani se continua glielo dico. Ma secondo me dovresti ricambiare. E... tanto gli hai già detto che non sei gay. Per cui secondo me dovresti ricambiare e farti due risate. Glielo esci, esatto. Comunque vi faccio vedere cosa gli ho mandato al tipo. Ok, gli ho mandato la cosa che avevamo fatto l'altra volta. Che cazzo è? Questa qua. Poi gli ho mandato uno sketch dell'overlay come la vorrei. Quindi, cioè, vedete, questo è lo schermo, capito? Qua c'è col logo, la sigla, la spollo, bla bla bla. Cazzate, webcam, cioè, nice. Ci ho fatto il disegno e l'ho scannerizzato. E poi gli ho mandato questa per fargli capire come vorrei il logo. Quindi la mascotte sopra la scritta Paki. Magari anche la scritta Paki un po' più grande. Dovrei dirglielo. E random font. Ma sapete come l'ho fatto? Ho aperto il coso, il disegno. E l'ho messo il foglio sullo schermo del computer e l'ho ricaricato. Fa, good drawing skill. Yeah. Dov'è? Dov'è? You have good drawing skill, by the way. Io questa la chiamo truffa, ragazzi. La chiamo truffa. Aspetta, fammi recuperare la chat. Glielo esci, affanculo. Ma perché sono sparito? Boh, io non capisco, veramente. Non dimenticarmi di te. Cosa? Infatti... non so scrivere, vedo. Boh, allora ragazzi, io se volete guardiamo qualcosa su YouTube, se no non lo so. Paki è su Twitch che non mi fa fare le sub. In che senso? Ma ho un po' di problemi con le sub ultimamente, ragazzi, perché anche prima, cioè prima. Sì, oggi mi sono messo a guardare così. Ed era tornato. Sapete che l'ultima live Leo si era abbonato? Ed era tornato giù il numero. E non avevo detto, vabbè, mancherà qualcuno. Invece no, mancava. E non c'era proprio, mancava l'abbonamento di Leo. Infatti prima gliel'ha fatto rifare ed ho aumentato il numero. Ma gliel'ha fatto rifare, cioè gli ha fatto mandare la notifica, non ha senso. Ieri mi sono abbonato su un canale di YouTube. Il video di Luis con gli Space Valley, ma ne ha fatto un altro, perché sennò l'ho già visto. Il mio non si è resettato. Ma il tuo mi è arrivato prima, ma tra l'altro comunque mi ritorna il conteggio, capito? Ah, quello vecchio, no. Ma mi è arrivato prima, bro. Ah, non si è... vedi la pubblicità? No, allora devi riaggiornare la pagina. O chiudere e riaprire l'applicazione. E con Mastercard però su Twitch mi fa usare solo PayPal. Fammi vedere. Comunque basta fare un account PayPal e collegargli la carta. In realtà. Ma scusa, l'altra volta come hai fatto a farla? Allora, fammi aprire una live a caso. Boh, guarda qua, c'è Pardini. Bellissimo, incredibile, impressionante. No. Allora, Francesco Pardini, bibibibi. Ma non è che magari non te la fa da telefono. Allora, abbonati. Cambia metodo di pagamento. Ma me la prende la carta. Da computer me la prende. Ecco, ora va. Infatti. L'altra volta ha funzionato PayPal. Ma più dovrebbe funzionare. A volte funziona, a volte no. Fatti un po' di cultura. No, ma non ho voglia di Aldo Giovanni Giacomo, ragazzi, veramente. Cioè, non lo so. Se mi capita per caso di vederli, tranqui. Però non voglio andarmi a cercare. Non so perché, non... Boh. Adesso guardiamo. Voglio provare una cosa. Forse da telefono è buggato. Da telefono costa di più, tra l'altro. Non so per quale motivo. Però ti conviene farlo da computer o da browser. Dal telefono tipo Chrome. Allora, vediamo. Abbiamo aperto il canale di YouTube. Cioè, vedi. Abbonati per 6,99€ al mese. Ma questa cosa... appena avete a fuoco. Dai! Oh, metti a fuoco. Metti a fuoco. Non metti a fuoco, ragazzi. Ho messo a fuoco. Vabbè. Tranqui. Ma non ha senso questa cosa. Non so se va con PayPal. Io ho fatto sempre con PayPal, ragazzi. Ora io mi faccio un account ad Amazon Prime. Vedi, è top quello. Spendi anche di meno.
Sì, mi fa pagare veramente 6,99 euro. Non ha senso questa cosa. A meno che non è collegato allo store del Tel. Non lo so, ragazzi. A me fa usare PayPal, ma mi fa usare anche le carte. Adesso non voglio far vedere. Però mi fa vedere tutte le varie carte. Per cui non saprei dirvi, ragazzi, veramente. Ah, dici che PayPal funziona se l'hai collegato a Google Play o App Store? Può essere. Effettivamente io ho tutto collegato. Tanto costa 3 euro al mese. Ma infatti, ma... Oddio, cos'è? Oh no, mi fa veramente paura. A parte che non me lo vuole aprire, però in teoria... Ma è quello dell'altra volta... Porco cane, ragazzi, quello là mi aveva fatto veramente paura, cazzo. Tutte le carte sono sul cell di mia mamma. Beh, ma in teoria PayPal dovrebbe andare. Comunque, se fai Amazon Prime, o se comunque lo fai... Perché a me spunta la fatturazione, eccetera. Ma devi andare su... Scusami, adesso risolviamo questa cosa che voglio capire anch'io. È sempre il buon Francesco Pardini che è qua davanti a me. Allora, abbonamento per... Ok. Sì, allora, se hai Android devi usare tramite Google Play. Play Store. Altrimenti immagino con l'App Store. Perché mi fa, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento nella sezione abbonamenti di Google Play. Quindi le gestisce tutti da lì. Perché io uso Google Play? Poi non lo so in realtà. Boh. E comunque volevo dire una cosa. Vabbè, se ti fai Amazon Prime sei a posto comunque. Spendi di meno anche. E duri di più. Qualsiasi cosa voglia dire. Sì, infatti. Poi hai spedizioni gratuite. Cazzi culi. Se lo fai da browser dovrebbe andare. Sì, no, infatti. Ma infatti ti basterebbe andare su... da telefono. Vai su Chrome. Spero non si aprano altri porno. No, si scherza ovviamente. Durare tanto è importante, certo. Vai su, apro una pagina, apro Twitch, guarda, perfetto. Cioè vai sul browser che è sul telefono, quindi se hai un iPhone avrai Safari, se hai Android di solito c'hai magari Chrome, eccetera. E qua c'è Twitch per telefono che fa schifo al cazzo. Questo è un messaggio della mia amica. E schiacci qua in alto, dove ci sono le impostazioni. Se si vede, tutorial incredibile. Vabbè, ci sono i tre puntini, c'è in basso, c'è sito desktop o modalità desktop. Madonna, si sta... Si è inculato tutto, madonna. Così sono molto misterioso. Vabbè, passiamo un po' la luminosità. No, così è brutta però, veramente. Vabbè, facciamo così. E metti sito desktop ed è come essere da computer fondamentalmente. È un po' piccolino, devi zoomare, però vabbè. Fatemi sentire cosa mi dice la mia amica. Andiamo a vedere qualche video su YouTube. Quello che mi hai mandato tu probabilmente, Red School. Scus. Allora. Ah, devo dire all'idea che siamo in live. Ciao, siamo in live, ciao. Fatemi sentire il messaggio della mia amica. Che non c'è, ho già capito. Eccomi qua. Scud. Si pigliate per il culo. Per pochi. Allora, dai. Ma no, mi fa già paura quel coso lì. È veramente osceno. Beh, devo mettere in pausa Spotify però. Ti chiami Marco? No, Peno Falcone o Pino Falcone. Non mi chiamo Marco, mi chiamo... Giovanni, no, mi chiamo Simone per gli amici Pachi, per in realtà per tutti, anche nella vita vera, quindi ecco, però non mi chiamo Marco, mi dispiace. E ho da fare. Sì, ma stai tranquillo, Spermafrost. Devi stare molto calmo. Sa che te la fa, sa che te la fa! Oh...
Ok, torniamo al nostro YouTube. No, YouTube. Vediamo, se è bannabile ti piglio. Very quiet. I'm hunting rabbits. Mo. What's up, Doc? You got a tight little man pussy on you, don't you? Oh, it stinks. Nice and good. Ow, you're hurting me. This little rabbit's hopping down the old bunny trail. Please Cos'è sta let me roba, know, ragazzi? Mr. Bunny. Looking like a double wide surprise. God damn. No, Bugs. ti prego, basta. Cioè, è orribile. Veramente scena. Mi fa incazzare il mio prof di italiano. Ma immagino che tu, per come scrivi, farai incazzare lui. Cioè, ma mettiti nei suoi panni. Cosa ha combinato stavolta? Poi non era quello di scienza quello che dava problemi. Allora, andiamo nelle tendenze, vediamo cosa c'è di bello. C'è ancora, non c'è più Sanremo, incredibile. Rocco Hunt, me contro te. Ma fantastico, me contro te, me contro te. Liberato. Calcio. Porti i miei amici a disegnare su Scribilio. Scriblio. Non sta questi più inutili, però l'ho visto. Ciao Fragola. Potere razzo non mi frega niente. Vabbè, quello non mi frega. Ma perché c'è sempre roba inutile, cazzo? Perché non guarderò più Sanremo? Ok. Scusa. Ma veramente non c'è niente interessante. Ma non avete qualcosa voi di bello da guardare? Mechanicus. Vuoi vedere una cosa comica? Ti linko un video se vuoi. Ok, se non è bannabile, ok. Marco Lagna. Se ti metti a pecora di frusta. Ascolta, Marco, c'era prima. Pino Falcone che ti stava cercando, mi sa. Penso ce l'avesse con te. Per cui prova a contattarlo, magari. Boh, gli fa piacere. Ma vediamo. Vediamo il video del nostro Mechanicus. Mechanicus, non so leggere. Compro un Pixel 4 e mi arriva questo schifo. Test assistenza. Ma che è successo qua? Si è Asterisco, spaccato. Ma assurdo. oh, amico Assurdo. mio, non andate. Ce la facciamo? No, dico, No. se vogliamo aspettare un'altra 3 ore e mezza, Greve. cadi una Leggi sopra, scusa. grandissima. Gentili amici, buonasera. Aspetta, aspetta, aspetta Buonasera. un attimo. Perché ogni volta mi chiedono solo un argomento piccolissimo mentre io studio tutto. Ma è sempre così. Era un ca. Sapete perché le luci sono così sataniche? Perché la sfiga è Fa sempre ridere. dietro Ok, però l'angolo dura per quanto mi 25 minuti, spero che riguarda. faccia Io davvero come tanto faccio a stare calmo? ridere. Adesso volevo farvi una sorpresa. A un certo punto volevo dirvi, guardate, magari qualcuno si è insospettito perché magari. No, nei commenti continuo sempre a leggere. Dai, 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 passa ad iPhone, dai, che tanto tra poco. Ok. tra poco ti tocca, Quindi, visto che molti si stavano già facendo tutte le idee, tutti i ragionamenti, tutte le preoccupazioni del caso, io volevo dirvi a un certo punto, guardate, sì, magari potrei anche prenderlo un iPhone, chi lo sa, ma voglio avere anche un Pixel perché solo così si potrà paragonare Android, iOS, continuare a fare Ok, confronti belli, va bene. pacifici e tutto quanto. Interessante. Pacifici. E allora cosa faccio? Vado Quando è su che fa eBay a cercare un bel ridere? Pixel 4. Ho trovato questo Pixel 4 a 629 euro su un rivenditore esperto, comunque affidabile. Era un venditore germanico, Infatti un non fa ridere venditore per ora. tedesco. Tra Fra l'altro poco, accettava ok. proposte d'acquisto. Io l'ho Fa esplodere il proposto a telefono, spero. 610 e l'ho pagato 610 euro. L'hanno accettata, me l'hanno spedito. E porca di quella vacca, è arrivato rotto. Adesso vi faccio vedere delle Non immagini. Il male. display è un putridume cosmico, cioè ha chiaramente dei problemi perché c'è la parte sinistra Dormi. che Ma tende cosa al stai rosso, dicendo, al bro? satana, Ci vediamo la dopo. parte destra Ma al dopo verde, quando? vomito. Vabbè. Un Ciao, buonanotte. putridume che non ho mai visto in vita mia. Quindi Ma è chiaramente se faccio fino in Zeb89, stai basso si evitando nota soprattutto con le Zeb89. schermate grigio scuro, non in generale, però grigio scuro con luminosità tendenzialmente basse. Quindi voglio cogliere l'occasione per testare com'è l'assistenza di Google. Ciao Musi Mi Marsi, fa dormire sto video. buonasera. No, magari buonasera, Guarda ma quello sono che le si è 11 dovuto della mattina, anche sorbire. con loro magari no. Avrei un Ok. problema col mio Pixel 4. Il Che ha display risposto è alla una merda. webcam. Ma si possono allegare immagini? No, e Era vabbè, ma già ironico, fate sì, schifo immagino. però. Già partiamo male. Partiamo Partiamo male, ma di male. un male. Tacca, Ok. sei il numero uno in coda. Bene, mi fa sentire sfigato proprio all'ennesima potenza. Comunque no, no, vabbè. Grazie per... Il mio nome è Valeria. Buongiorno, Davide. Buongiorno. Mi dispiace per il problema, non ti preoccupare.
Orda, vediamo subito come risolvere. Grazie. Partiamo bene con... No, grazie, grazie. Ma mi consiglia pure Graziella il correttore. Da quanto riscontri il problema? Da subito, appena aperto la scatola. L'ho aperto ieri. Ma se io mi capisco una cosa del genere. Lei ha acquistato su Google Store? Purtroppo no. Ma ho già controllato. Dai, Fra, stai calmo però. Non essere pesante come al solito. È disponibile la garanzia del produttore Arasa. Abbiamo dei passaggi che possiamo provare insieme per poter risolvere il problema. Qualora non si dovesse risolvere, poi dovrai contattare il rivenditore. Però sul sito mi dice che è valida anche per questo. Beh, possi no. Dato che è acquistato da un rivenditore, loro possono offrirti opzioni più veloci di sostituzione. Ecco perché per te è meglio contattare prima loro. Ah, poi se avessi problemi puoi sempre ricontattarci successivamente. Dopo aver associato il telefono al tuo account potremo controllare se ci sono opzioni di garanzia disponibili con noi. Ah, ok, ma loro purtroppo offrirebbero solo il rimborso perché li hanno esauriti. Non ti preoccupare, Davide, facciamo i passaggi e poi vediamo come meglio procedere. Soliti passaggi, adesso dirà spegni e riaccendi lo schermo. Oh. Per poter fare i passaggi giusti vorrei visualizzare il problema. Se ti invio una mail, poi rispondi. Tutto perché non volete integrare un cristo di tasto allega immagine qua. Bene, allora ti chiedo onesto, ci sta. Per preparare l'email. Oh, Gesualdo lo Monaco. Ciao Gesualdo. La mail pronta, no? Vabbè, scusate, vado in bagno nel frattempo, che devo fare? È arrivata la mail, eccola qua. Vabbè, ma che stronzata. Grazie mille per l'attesa. Io gli ho... Allora, faccio anch'io assistenza clienti, ok? Quindi, cioè, l'email, quando ti dobbiamo mandare un'email te la mandiamo subito, non è che... Dai, ho selezionato tre foto, occhio a non selezionare Gerry Scotti, per favore, che era sotto lì. Va che putridume, se su ste foto non si vede bene, cioè... Ricevuta, punto. Lei è una persona... precisa, secca. Vado a controllare le immagini e individuare i passaggi giusti da fare. Ti chiedo di pazientare altri 5 minuti massimo. Altri 5 minuti di pisolino. Quanto ci dice siamo stasera? Guarda, sto video penso di farlo dissociare abbastanza. Ci vediamo. Però... perché? Allora, in un'assistenza clienti, ragazzi, ci sono delle cose che purtroppo bisogna per forza... Ci vuole del tempo, perché anch'io... Se voi chiamate me, non vi dirò mai per chi lavoro. Se voi doveste chiamare il servizio clienti in cui lavoro, ragazzi, è normale che ci sono delle procedure un po' più che vanno, diciamo, a un po' più complicate, diciamo, che non tutti gli operatori possono fare. Anzi, addirittura ci sono delle procedure che io potrei fare, ma che i grandi capi ancora non mi hanno sbloccato. Quindi, cioè, è veramente molto spesso o colpa dei grandi capi o semplicemente bisogna fare quel controllo lì. Non è una cosa automatizzata, ci sono delle persone che ci lavorano molto spesso poche, ok? E di conseguenza può capitare a volte che ci siano delle code per fare queste verifiche. Verifiche che possono fare solo persone autorizzate, perché magari sono cose che vanno più a fondo, capito? Cioè, non è così scontato, cazzo. Non è che tu chiami in assistenza e loro sanno tutto. Chi ti risponde sa tutto. Anzi, molto spesso capita che non sappiano un cazzo. Non è il nostro caso, per fortuna. Noi ci fanno una formazione incredibile. E se non siamo abbastanza formati, ci cacciano. Detto questo... La certosa, sto cantando la musica della... Vabbè, basta. Sto chiaramente delirando. Oh, ciò che sta scrivendo. Davide, ti ringrazio per la pazienza. Punto. Se per te va bene, possiamo iniziare con i nostri passaggi. Bene, punto. Controlliamo se le impostazioni di correzione del colore sono state abilitate. La correzione del colore, regole e colori dello schermo per gli utenti daltonici. Questo potrebbe fare la prima. Quante robe inutili che mi farà fare adesso. Fatto. Perché ho il cavo del microfono in mano. Fatto. Altra parentesi. Molto spesso chi chiama le assistenze così, anzi il 90% delle volte, è gente che non legge neanche quello che ha di fronte. Quindi noi operatori dobbiamo partire dal presupposto che dall'altra parte, che sia di una chat o che sia del telefono, ci sia una scimmia. Ok? Perché il 90%, fai anche il 95% delle volte, è così. Solo che chiaramente al telefono sei più diretto che in chat, quindi molto spesso capita che qualcuno dica no, ma guarda, sono abbastanza esperto, mi dica cosa devo fare nello specifico. Ma il 95% delle volte è gente che non legge neanche quello che ha davanti, ok? Che, come vi dicevo, io lavoro in un'assistenza bancaria e
capita la gente che non sa perché non parta il bonifico e non parte perché devono premere un pulsante che loro non premano e stanno lì così. Non parte. Devono cliccare su una cosa, c'è scritto clicca per fare questo e loro non lo fanno. Questo è il 90% delle chiamate che riceviamo. Era per dire. No, io rispondo al telefono. Ok, allora andiamo avanti. Verifica se l'impostazione della luce notturna attiva. La luce notturna riduce i colori blu sullo schermo per rendere più facile la visualizzazione dello schermo in condizione. Questo potrebbe farla. E oltretutto, bisogna andare per forza per esclusione. Perché non è che siamo indovini. O tu mi dici direttamente quello che hai provato già a fare, perché lui sta dando per scontato che lui queste cose qua le ha già fatte, ha già provato a vederle, ma non gliel'ha detto. E lei come cazzo fa a saperlo? Mi fanno incazzare queste robe qua, ragazzi. Lo schermo scolorito. Perché ci lavoro. Si vede anche senza. Prima o poi le impostazioni finiscono, eh. Ok, punto. Ultima prova da fare, regolare le impostazioni di luminosità. Ma come potrebbe mai essere correlata la cosa? Far scorrere l'indicatore su un terzo della piena luminosità. Sei così esperto, perché chiami l'assistenza? Ma cosa c'entra? Se il problema non è più visibile a un terzo o più della luminosità, il telefono si trova all'interno di una gamma di colori accettabili ed è normale? Ma voi no che non siete normali però, eh? Poi, non so niente di questo settore, per cui non ne ho idea, però già si è posto male dall'inizio sto tizio qua. Molto, molto male. Vabbè, io cerco di farvelo vedere meglio che posso con lo sweeper lì, con i calzetti, vabbè. Non male questo, ok. Comunque, siamo, allora... Ecco, qua è già più visibile, come potete vedere. Qua siamo a già quasi metà ed è ancora, vedete, va che schifo. Cioè, se alziamo... ragazzi, veramente, molte volte la gente che chiama non solo è convinta che noi in uno schiocco di dita gli possiamo dare la risposta, ok? Cioè, così. Ma molti di quelli che chiamano sono convinti che noi possiamo vedere per magia, ok? Quello che stanno facendo sul computer o sul telefono. E quindi ogni tanto c'è... Ma lei non vede quello che sto facendo? Come faccio? Come faccio? Oppure, guarda, dici, guarda, mi spieghi cosa sta facendo? Perché io non vedo quello che... Ah no! Wow! Ma come fate a fare il vostro lavoro allora? Già. In realtà si riduce, ma comunque si vede che c'è una... Cioè, capito? Sì, sono serissimo, ragazzi. Di qua è sicuramente più freddo. Oh, buonasera, quanto tempo. Anche a metà è piuttosto visibile. Ok, mi spiace, punto. Abbiamo fatto tutte le prove disponibili, quindi resta controllare le opzioni di garanzia. Ma va, da 3 ore e mezza che siamo qua. Giuro che se poi me lo rimanda... Se hai già provato, potevi dirglielo. Comunque, di solito, le mie telefonate sì. Ma in genere anche le conversazioni sono tutte archiviate e controllate. A campione. Per cui, se... La procedura da seguire è quella, se il protocollo è quello, non è che arrivi tu che fai il figo e noi possiamo fare diversamente. A meno che appunto non mi dici, guarda, ho già provato questo, questo e questo e questo. E al 90% comunque te lo dobbiamo far rifare in linea, perché al 90% quelli che dicono ho già fatto questo e questo e questo non l'hanno fatto davvero. Per cui, cioè... Andiamo indietro dicendo, oh, se questo è il lavoro... Questo è il lavoro, non è che puoi rompere i coglioni, ma poi, ma pure via chat, cioè nel senso, puoi fare il cazzo che vuoi in via chat, capisco il telefono che ti rompi i coglioni, ma via chat, madonna. Gli standard, mi lagga Twitch, abbassa la qualità. Dentro la sede in muso. Come no, non sono io perché non ho avuto un drop. Dovresti rivolgerti al rivenditore, mi offrirebbero... soltanto il reso. Comunque per un'eventuale sostituzione con noi il telefono potrebbe ciao, essere Hilda. Nuovo o rigenerato. Mi hanno fatto fare una reaction a questo video, mi sto incazzando. Significativo dato che il telefono è nuovo. Se fosse stato comprato da Google Store sarebbe stata diversa la procedura. Ma hai fatto un ride? Aspetta, hai fatto un ride, peccato. E vai 160p, perfetto. Perché non mi è arrivato niente in realtà. Vediamo. Da qua. No, non c'è niente. Boh. Dai, torniamo a noi, amico. Il pacchetto furioso. Lascialo in pace in casa. Ma no, vabbè, figurati. Su Google Store anzi, abbiamo anche Hilda può dirmi tutto quello che vuole. Dove spediamo sei incazzato. Sostitutivo. E successivamente il cliente spedisce quello difettoso. Ecco, questa è tanta roba.
Immagino che poi si prendano però già dei soldi bloccandoli per quello nuovo, che poi vengano rimborsati quando il vecchio gli arriva. Vabbè, okay, dai, torniamo a noi. Per il telefono comprato. No, non l'ho fatto. Ah, ok, no, perché ho detto sei arrivato tu. Prima, visto che è arrivato altra gente in contemporanea, ho detto boh. E basta, mi ha rotto il cazzo sto video perché mi fa girare le palle. Cioè, sul serio, ragazzi. Sembra veramente a volte di avere a che fare con degli idioti nelle assistenze. E a volte è vero, perché. Però non avete idea di chi ci chiama. Non avete idea delle chiamate che riceviamo. Ve ne racconto una. Ve ne racconto una molto divertente. Cambiamo la schermatina. Mi sono perso le cose. Aiuto? Mamma? Mamma? Allora, vi racconto questo. Che ha st'uomo? No, beh, aveva problemi col telefono, ha contattato l'assistenza Google, questo qua. Oh, non so se parlavi di me. E vabbè. Allora, ero ancora al servizio clienti per l'home banking aziendale. Ma quei manga di dietro sono Naruto. C'è anche Naruto, sì. Ero ancora al servizio aziendale. Chiama questo signora che dalla voce era piuttosto anziano, ma poi ho scoperto che aveva 40 anni proprio, va bene. E allora non riusciva a fare, non mi ricordo cosa, ma era una stronzata fondamentalmente, era veramente una cagata. E c'era un IBAN sbagliato, forse non era sicuro e dovevamo controllare. Vabbè, allora al telefono gli faccio controllare, devo andare in questa sezione qua, bla bla bla. Adesso mi dica se il bollino a fianco a IBAN è verde, giallo o rosso. Tre opzioni gli ho dato. Sono tante, eh. Ho detto, è verde? No, non è verde. È giallo? No, non è giallo. Dio Cristo, me lo dici? È rosso? No, non è rosso. Scusa. Ho detto, ma mi scusi, di che colore è allora? Me lo può dire? È verde, ma non verde verde. È un po' verde chiaro, ecco. Verde chiaro. Cioè, capito la gente che, con cui abbiamo a che fare ogni giorno, ragazzi? Un verde chiaro, non è proprio verde verde, è verde chiaro, porca troia. E penso, sì, probabilmente l'ho già raccontato perché mi è successo veramente tanti mesi fa. E è stata, penso, una delle prime chiamate che ho mai preso nella vita proprio. Temevo avessi sbagliato banca. No, quelli ci sono, ma sono bellissimi. Allora, in realtà c'era stato un problema con un'altra banca, nel senso che avevano un numero molto simile al nostro, solo che al posto di iniziare con tre numeri, iniziavo con altri tre. Poi il resto era uguale. Solo che, per qualche motivo, chiamavano questi. Sì, pronto, buongiorno. E ho detto, sì, mi dia il codice, per favore. Mi dà il codice. E il nostro deve avere tot numeri. E quello ne aveva di più. Mi scusi, ma non dovrebbe essere di questi numeri qua. Beh, no. Ho detto, ma scusi, per accedere a portale del... I numeri sono quelli. Ma infatti io devo accedere dall'altra parte. Infatti ho sbagliato il numero, allora mi spiace. No, è questo. E ti mettono a rompere i coglioni che il numero è quello. Capito? Per loro il numero è quello. Ma allora avete sbagliato voi. No, non abbiamo sbagliato noi. Il nostro numero è così da anni, voglio dire. Avrò sbagliato, boh, non lo so, la registrazione. E continuano ad arrivare chiamate così per un mese, tipo. A che io e il mio team leader ci siamo guardati e abbiamo detto, senti, chiamiamo sto cazzo di numero e vediamo dove ci rimanda. E abbiamo scoperto che effettivamente c'erano quelle cifre, tre cifre diverse all'inizio del numero. E vabbè. Cioè, veramente, ragazzi, io non lo so. E ma tranquillo, ma può capitare di sbagliare numero, per carità. Una volta c'era un numero, mi raccontava sempre il mio team leader, che anni fa c'era un numero molto simile a un'assistenza clienti degli ascensori. Questo qua una volta chiamato. Sto qua una volta chiamato e perché era rimasto bloccato in ascensore, aveva risposto lui, non era ancora team leader. Fa, sì, buongiorno, sono Stefano. Fa, sì, sono bloccato in ascensore. Ok, mi dispiace. Fate qualcosa, mandate qualcuno. Credo che abbia sbagliato il numero, sa. No, c'è scritto questo numero qua. Guardi, mi dispiace, però noi lavoriamo per questa banca qua. Ma mi sa dare il numero dell'assistenza? No.
Cioè, capito? Questo poveraccio bloccato in ascensore, me lo immagino, è rimasto lì, secondo me. In festa un ascensore, in giro per il mondo. Che bellezza, mamma mia. Hai visto che bella questa... questa emote quando mi ero vestito da Elso. Eruzo. Ieri troppo teso, mi hai dato la mano, ma sei pazza, hai ragione, non dovevo. Ieri ho conosciuto Testicolo Tonante, ragazzi, incredibile. Pazzesco, e la sorella. Volevo fare una cosa. Ma ho sbagliato. Oh no. Vabbè, ciao. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, è stata una figata. Dal vivo, sì sì, figata. Sono andato al Cerea Comics, l'incredibile. Quando ci vediamo noi, beh, con te mai, spero, Spermafrost, ma penso proprio... Cioè, se un giorno mi dici, ti invito a casa mia, ti pago il viaggio, ti offro da mangiare, tutto quanto, e vivi in Sicilia, quindi si mangia anche bene, la mia risposta sarà... No. Sta arrivando. Dove è andata la mia ciabattina? Andava fatto. Andava fatto. Guarda sto batterista, che figata che è. Vediamo. Andiamo, un grande Mechanicus che stasera mi fornisce materiale. Allora, ciabattina? Ciabaton! Ok. Ah, a proposito di Michael Jackson. Io ho molta paura di questi video però, perché di solito quelli verificati rompono i coglioni. Vabbè, chi se ne frega. A proposito di Michael Jackson, allora, la scusa per incontrare... Perché ho due scene uguali? Anche a te si dice savata, si dice anche savata. Sì. Anzi, si dice per lo più savata in realtà. La savata! È sabaton. Allora, sono andato praticamente alla fiera del fumetto di Cerea. A questa fiera incredibile ai livelli del Lucca Comics, ragazzi, incredibile. A vedere Giorgio Vanni in acustico. Allora, se vi dovesse capitare di passare per Cerea, non andateci. Anche se c'è Giorgio Vanni. Perché la fiera è piccola e non c'è una Eva. Poi... E... No, vabbè, magari poi cambiano. Che cazzo ne so. Però questa volta hanno fatto questo concerto di Giorgio Vanni in acustico in una stanza piuttosto piccola. Non si aspettavano, penso, molta affluenza. Visto che Aranciata diceva che il giorno prima non c'era un cazzo di nessuno. O era un mio amico, non mi ricordo. Vabbè, uno dei due. E con posti a sedere limitati, ovviamente. Che cos'è questa clip? Aspetta, guarda la clip. Cerea Comics, l'incredibile. Quando ci vediamo noi, beh, con te mai, spero, Spermafrost, penso proprio. Cioè, se un giorno mi dici, ti invito a casa mia, ti pago il viaggio, ti offro da mangiare, tutto quanto, e vivi in Sicilia, quindi si mangia anche bene, la mia risposta sarà... Bello, bello, ho avuto proprio una bella idea. Non è andata a Cerea, c'è il testicolo. E praticamente ho fatto in questa stanza sala chiusa, con le sedie, capito? Quindi c'era il posto di sedere limitati e che occupavano un sacco di posto, ovviamente. E la gente... E questa sala molto bella, chiusa, ok? Per cui aveva tipo sala, muro, mura, uscita, uscita, muro al centro. Quindi non è che era anche ampia, così. Devi stare dietro al muro per stare comodo, fondamentalmente. E un caldo della Madonna, ovviamente. Lui che suona in acustico, bravissimo e tutto quanto. Cioè, l'intervistatrice che ha deciso... che era il caso di fargli l'intervista, ma non prima, non dopo, tra una canzone e l'altra. Ma domande banali, gli ha chiesto due volte, ma due volte, che lavoro avrebbe voluto fare se non fosse, se non avesse fatto quello che fa adesso, cioè il cantante, le sigle, due volte. E Giorgio era scazzatissimo. Cioè, la scena è stata questa. Arriva Giorgio. Alexa, fare soffitto bianco. Vediamo, vi faccio vedere la scena. Ok, perfetto. Allora, arriva Giorgio.
alziamo la webcam. Così non si vede un cazzo. Ok. Ciao ragazzi, ciao, incredibile. Con la voce della pubblicità di Action Man, no, perché è il suo. Ciao ragazzi, ciao. La tipa, oh ciao Giorgio, allora dici come stai? Oh figata quel coso, madonna che Goku fighissimo che sei. Wow, ma tu sei vestita da Zenzolon, incredibile, pazzesco. Io sono il tatuaggio di Sharon. E l'intervista dice, continua, ma raga dai Giorgio, allora dici cosa stai facendo. Vabbè, cambio scena nel frattempo, che tanto è inutile che stiamo qua a fare sta roba qua. L'intervista dice, allora Giorgio, dici per favore cosa stai facendo. No, ma figata, guarda così, puoi prendere la chitarra, così comincia a suonare roba a casa. Cioè, quell'altra che non ce la faceva. Quell'altra che non ce la faceva, ragazzi. Non ce la faceva. A un certo punto, vabbè, mi risiedo perché mi sono rotto il cazzo. Alexa, soffitto blu. Ok. E a un certo punto c'è questa scena, no? Che mi si sta buggando tutto, si è sbuggato. No, ma che mi ero alzato in piedi. E la scena è tipo, gli aveva citato Michael Jackson a caso e lui si è messo a suonare Michael Jackson, così non aveva voglia di fare un cazzo, lui voleva suonare e basta. E sta qua e continuava a interrompere ogni canzone per fargli fare le domande. Mi sono incastrato col cavo delle cuffie, ragazzi, è una cosa incredibile. Per cui, cioè, capito, non aveva voglia neanche lui di star lì. Poi non lo facevano suonare, faceva domande banali. Poi a un certo punto, infatti, mi sono rotto il cazzo. E poi si è rotto il cazzo anche il mio amico, che ci teneva un sacco. E siamo andati a mangiare patatine fritte. Molto bello. Torniamo al nostro video del batterista, così facciamo contento il buon. Io devo togliere questa scena doppia. Gli estate e la katana. Allora, gli estate servono per un progetto. In realtà, li sto accumulando. Ho gente che li accumula per me. E servono per una cosa. Che in realtà vi ho già detto, però, vabbè. Facciamo finta di niente. Magari tolgo. Profitti. Vediamo. La katana l'ho presa al Mantova Comics anni e anni fa, quando sono andato a vedere George One. Jovjong! Ok. Qua bannabilissima sta roba. C'era Batman che ci... Sì, no, c'era Batman alto così davanti, tipo. Grazie Vane del complimento, ma so che non parlavi di me. Basta. Faccio vedere io un batterista bravo, ragazzi. Faccio vedere io un batterista bravo. Però non voglio che lo vediate anche voi, vabbè, questi cazzi. Lui è il migliore, ragazzi. I'm gonna take you to where me and the fellows performed at the Texas Motor Speedway. It holds 350,000 people. And I tell you what, those 37 people that saw our show, sir, had a terrific... Nothing like it. Most exciting... Well, alright, maybe there was a... Madonna, io li odio i batteristi, fan casino mentre parli. Made a lot of noise. But anyway, it echoed in there like crazy, didn't it? One person yelled, just go... Woo! Dovete stare fermi mentre io parlo. That's where we're taking you. The heart of Texas, the Lone Star State. This is by three Texas boys done good. ZZ Top. A little something feature our own resident sharp dressed man. Mr. Dust McCray. How about a hand from the state of West Virginia? The big T McCray. Guardatelo, guardatelo. Adesso appena si cava dalle palle lui. No, no, non metto i soldi totali, dopo. Eccolo, eccolo! Ho provato a convincere il mio batterista a imparare a suonare così. Non l'ha voluto. Grazie della clip. Dopo la guardo.
alle convulsioni. Ma guarda che, però, cioè, ascolta bene, va a tempo, è bravissimo. Domando perché non l'abbia voluto. Ma anch'io, cioè, veramente, no. Ma non voleva fare un sacco di cose. Io, veramente, ti proponevo le cose. No, ma non mi sembra il caso. Bastardo. No, si scherza, ciao, non ti voglio bene. Mi manchi. Dovremmo limonare un giorno. No, si scherza. C'ho il tavolo sporco di polvere, ciabatte. Poi vi faccio vedere la peggior cover di sempre. E non l'ho fatta io, quindi è tutto dire, ragazzi. Cazzato peggio della peste bubbonica, esatto. Che un po' era il mood del mio batterista, in realtà era detto il malmostoso, per cui ci stava. Cioè, guardalo cosa sta facendo! È un imbecille! Ma è il genere di imbecille che mi piace. Sono un grande, ok. Mark Diemer, no, lo conosco Mark Diemer. Lo conosco abbastanza. Voglio farvi vedere. Vabbè, questo qua ha rotto il cazzo. Comunque è sempre così. Voglio farvi vedere il video della peggior cover di sempre, ragazzi. Eccolo qua. Alzo il volume perché bisogna capire delle cose. Buon appetito, spermino. Vabbè. Si è passato di tono. Si è passato di tono all'improvviso perché io non c'è. Beh, non ci arriva neanche adesso. Sì, si è passato di un tono. Io non ci arrivo, non lo potrei mai fare, però neanche lui ci arriva, non dovrebbe farlo. Oh! Peggiore band di sempre. Macella e Pink Floyd. Interessante. Ah, ma c'è la compilation proprio. Cazzi, Pink Floyd, non puoi suonarli se non sei capace di suonare. Io premetto, ho fatto diversi anni di canto, stavo per dire anno di canti, ma non mi reputo un musicista bravo o esperto, mi reputo intrattenente, ok, per il genere che facevo poi ancora di più. Le nostre seratine ce le siamo fatte, ma... Il coro! Te l'eco! Infatti non so cantare, ma infatti concordo. Si fa l'eco da solo, ragazzi. Ok. Cioè, ognuno sta suonando quello che vuole. Ma secondo me, tra l'altro, il cantante, per quanto non sia così incredibile, cioè, lo senti che ogni tanto cerca di andare a tempo con qualcuno. Il problema è che non si sa bene con chi. Che adesso torna a casa e... No, mi dissocio. Cioè, capito? Non si capisce molto bene.
Però ogni tanto si sente che rallenta in base una volta al basso, una volta alla batteria. Cioè lui ci prova, ci mette impegno, cazzo. Sì, magari stavano scherzando. Sono la vera avanguardia. Horrible Nirvana covers. Ti prego, sì. Tra l'altro la miniatura di questo questo video dei Player Inside riflette perfettamente il mio stato d'animo in questo momento. Adesso lo guardo. Sembra la cover della canzone di Sergio Endrigo di Morgan e Bugle Festival. No, beh, dai. Ma cosa... Lui è bellissimo. Che sono comunque meglio di quelli di prima. Cosa è successo? Ok. Ah, ok. Poi fa tutti i Smells. Ok. Andando in culo tutto. Cioè cos'è il giorno Giovanna? Dan 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 dan. Dai, guardiamo il video di Meccanico. Ciao Chiara. Come stai? Sono felice di vederti. Freddure cringissime, volume 1. Me la collo, ragazzi. Uffa, me la collo. Mamma, ma quanto rompi? Che palle, devi stare tranquilla. Sono congelato. Cosa fa un po'? È inclusa anche la cover di Nothing Else Matters di Masini. Oh, pigli per il culo, Red. Voli fuori, Fai la fine di Spermafrost. Spermafrost che è a 9 ban nel gruppo dei sub. Facciamo un gioco, visto che lui in questo momento non c'è. Facciamo un gioco divertente. Banniamolo. Allora, dov'è? Eccolo qua. Allora, slash ban. E vediamo quando se ne accorge. E così arriviamo a 10 ban. Se qualcuno sa come fare un counter automatico, me lo dico. Sono stanchissima, bene. Cosa hai fatto di bello? Ma come sei messa con gli esami, con lo studio? Tutto bene? Sto bene. Dopo voglio vedere la cover di Nothing Else Matters di Masini perché non ho presente. Pomodoro la mattina, salsa e la patata pure. È meglio la mia. Perché la carota nell'orto non riesce a dormire. Perché l'insalata russa e la patata pure. Guarda, quell'aereo decolla. Ma che decolla? È de ferro. Ma questa è di Totti. Cioè questa è la barzelletta di Totti. Ehi, bel cane. Alano? Penso di sì. Cagare, caga. Che cagata. Tra l'altro. Questa è l'entrata del nostro girone più duro. È lì che mettete gli assassini. Il diavolo è doppiato da Renzi, per caso. Scusate. È lì che mettete gli assassini. Questa è l'entrata del nostro girone più duro. Questa è l'entrata del nostro girone più duro. Boia. È lì che mettete gli assassini. No, lì ci va gente ancora peggiore. D'Arema. Quelli che visualizzano i messaggi ma non rispondono. Università Popolare Est, gli esami li ho finiti, abbiamo lavorato. Ah, ho visto che ho visto le storie. Strafigo, vorrei farlo anch'io. Non ti sto fissando. Boh, per far qualcosa di bello. Focalizzando. Io la prossima me ne vado. Cioè, quella di prima almeno la faceva ridere. Oggi mi sento a pezzi. Non so se rendo l'Ikea. Sono troppo vecchio per fare lo Jedi.
Cosa te lo fa pensare? No, guarda qui. Non posso entrare. Ah, ora capisco. Ciao Mitico, cosa stai ascoltando? Sto ascoltando. Adesso mi tocca tornare indietro perché non ho visto, non ho bloccato il video. Ora. Sono troppo vecchio. Ah, ma questa l'ha rubata ai Griffin. Cosa te lo fa pensare? Guarda qui. Swam. Ah, ora capisco. Ma l'hanno rubata ai Griffin. Ciao, questa. Ciao Mitico, cosa stai ascoltando? Sto ascoltando Spotify. Come si chiama un porcellino che non vuole dormire? Maialetto! Elementari! No, dai, non posso segnalarglielo. Cioè, voi magari mi rompono i coglioni a me più che altro. Allora. No, perché l'ho fatto ripartire? Vediamo se il tizio mi ha risposto. Tizio, rispondimi, cazzo! Tizio! Dimmi qualcosa! Ti ho dato i miei soldi! Ah! Allora... Basta. I vestiti di Chiara. Wow. Cicciottella, canzoni per bambini. Cazzo, avevo in mente un video da guardare prima, non mi ricordo più. Cosa hai scritto? Non mi ricordo più. Beh, se avete suggerimenti, volentieri. Basta che non sia una roba di questo genere, perché veramente, cioè, mi sparo. Cioè, tutto rispetto, però mi sparo nelle palle. Mi dissocio ovviamente dalle pistole, dalle armi. Sono contro le... Vediamo se c'è qualcosa degli Orion. Non voglio vedere degli Orion, Orion, Tomion. Dai, stupiscimi. Ok. Ho sempre la mia carta trappola. Allora, questa, allora, voglio dedicare una canzone a Chiara. Anzi, aspetta un attimo. Conosci i soldi spicci? Già sentiti? Questa è per te, Chiara. Beh, ma andiamo avanti, che non ha senso. Se ti avrei io quella tipa non l'ho mai incontrata prima. Ora tu amassi me. Se ti avrei conosciuto prima. Audio desincronizzato, cose incredibili. Che brutta cosa. Ora sarebbimo sposati e con tre figli. Invece tu mi hai senza ca lasciato da solo. Pure autopromozione, ormai sono morti i soggi statali, ragazzi. Io penserei a te. Cioè, guarda che schifo. Dimmi qual è con l'apostrofo. Tutto perché Premiere aveva desincronizzato e non se ne erano accorti. Allora, spengo il microfono che faccio partire il bollitore. Perché a me mi piaci tu. A me mi piaci tu. Sì, a me mi piaci tu. Occhi blu, perché a me mi piaci tu, sì, a me mi piaci tu, adorassi i tuoi capelli, sono biondi ma vero tinti, a me mi piaci tu. Sì, ma praticamente... Allora... No, ho sbagliato. Retroscena.
qua la ripresa era sul balcone, sul balcone di una casa, a caso, così per ridere. E cosa è successo? Il cielo era venuto tutto bruciato. Allora, questo video è stato fatto perché un mio amico doveva fare un compito per l'università, un esame per l'università. Cioè, questo è stato un esame universitario, non ho preso 30. Era il primo montaggio che facevano, ci avevano chiesto: ragazzi, possiamo prendere la vostra canzone, ma l'ho scorretto perché il mio migliore amico me l'aveva chiesto, perché mi piace un botto, vorrei farci il video, così voi vi fate il video e noi facciamo l'esame. A posto. Era il primo video che montavano nella vita. E quindi è anche venuto bello, cioè non... era il primo, cazzo. E la, la loro insegnante, la loro professoressa gli ha detto di fare questa cosa qua, perché tanto è già trash, a sto punto facciamolo bello trash, no? Questa è stata la loro professoressa. Cioè, parliamone. Tanto è già trash. Ma a me mi piace la canzone. Se noi ora saremmo insieme. Cara, è per te. Io quella tipa lì, tra l'altro, ripeto, non l'ho mai incontrata in vita mia, non, davvero. Non ci ho mai parlato, mai incontrato. Qui è sparito il flat. Ho fatto un routine. Oppure anche al mare. Ma però al lago no. Perché al lago ci è i sassi. E io non ebbi le scarpine adatte. Sì, perché a me mi piaci tu, a me mi piaci tu, amerei i tuoi occhi blu, perché a me mi piaci tu, sì a me mi piaci tu, allora sì i tuoi capelli sono biondi ma vero tinti. C'è un momento bellissimo, non mi ricordo mai se si vedono le mani. No, ah, le hanno tagliate. Allora, in questa inquadratura, in originale, si vedevano anche le mani, tipo qua nell'angolo, che lanciavano le foglie. Era bellissima, però le ragazze che erano con mio amico hanno insistito per toglierle. Qua abbiamo usato... Avevo il mio collirio. No, le lacrime artificiali, non è neanche un collirio vero. In tasca, ho detto: oh, ragazzi, facciamo una cagata così, ok. Vengo. Non ti preoccupare, ti aspetto. Perché ovviamente intendevi... Oh, questa era bella. Ciao, Paci. Allora, lui, dovete sapere... Allora, a sto punto qua fermiamo Spotify che è partito. E dovete sapere che questo simpatico ragazzo si chiama Mattias Di Stefano. Ora, non so se voi avete mai seguito X Factor. Il primo anno che ci sono state le band a X Factor... C'erano anche questo gruppo di miei amici, i Tracce 24, di cui lui era il chitarrista. Quindi abbiamo deciso di coinvolgerlo nel video. Tra l'altro lui gestisce la sala prove dove andavamo a suonare. E perché nel frattempo, nel corso di quei due anni che sono andati X Factor, hanno perso malissimo, però quelle robe lì, hanno tirato su... Sì, vieni a trovarmi, tranqui ragazzi, non vi preoccupate. E avevano tirato su un bel pubblico, un bel seguito, anche lui era molto seguito sui social, quindi abbiamo detto: lo includiamo nella canzone,
Così lui ci spamma, no? Questo era. Poi gli abbiamo detto: oh, Mattia, ci spammi. Se fai la canzone, ci spammi. Ha detto: ok, però l'ha fatto uscire il giorno del mio compleanno. Va bene, ancora meglio. E lui ci ha spammato. Il giorno del suo compleanno, lui ci ha spammato. E non è servito a un cazzo, ovviamente. Però, no, magari sì, non lo so. Comunque, ecco. Bene, grazie. E te? Tutto bene anch'io, grazie. Sono molto contento. Questa scena, cioè così. Ciao, come hai fatto? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene anch'io, grazie. Con lui che microfono. Sai cosa ho fatto sabato sera? No, come hai fatto sabato sera? Bravissimo, tra l'altro. Questo è il locale dove il nostro moderatore Motoculo89 l'altra sera si è fatto, si è limonato, perché è fatto, sembra una roba più di quello che è, 8 tipe, e perdendo la scommessa di 500 euro. E quando abbiamo girato questo video il locale era chiuso, era fallito, avevano chiuso tutto quanto, ce lo siamo fatto aprire solo per noi, abbiamo preso un generatore per alimentare il tutto. No, ho sbagliato schema. Infatti c'era il delirio, gente che fumava dentro. Due strade dimagrito, perso 40 kg. Guardate il bassista quanto è cattivo. Questa è casa mia. Soci statali non sanno dove andare, discoteca, bar oppure cucina, o darci il dipreismo ma senza cocaina. Ma eccolo che arriva un messaggio su WhatsApp che dice: qui ragazzi, ho un sacco di cose in questa camera. Entriamo nell'auto e ci filiamo la cintura perché noi amiamo la guida sicura. Parcheggiamo a fatica ed entriamo nella sala e subito notiamo una tipa. Vedere se si vede bene. Noi amiamo la cintura. Nell'auto ci filiamo la. No, fermo. Voglio vedere se si vede decentemente. Io mi sono fatto malissimo a fare questa cosa qua. Perché? Entriamo nella. Guardate me. Mi sono lanciato per terra. Amiamo. Ma letteralmente mi sono proprio tuffato di testa per terra. Mi sono fatto un male cane. Però facevo ridere. E non si è visto neanche tanto bene, alla fine pensavo si vedesse di più. La guida è sicura, parcheggiamo a fatica ed entriamo nella sala e subito notiamo una tipa tutta. La freccia è un arco che ho preso a Gardaland. Ma è troppo imbarazzato e non le dice una parola. Io godo, tu voli fuori. Fatela biri. Fatela biri, cioè vorrebbe dire. Cioè fatela, ovviamente. Biri sarebbe stupido. Biri sarebbe pisello. Però viene inteso come dai stupido. Scemo. Fatela biri. Fate la biri. A parte questa scena, la maggior parte delle scene in cui suoniamo, e a parte questa scena, bannabile. Oh oh. La birra volontà costava un po' troppo, però ragazze ce n'era proprio un botto. I bagni come al solito. Sono state prese tutte quando suonavamo altre canzoni. Si fa dietro un arbusto. Bannabile. Notiamo un coraggioso che ci prova con la tipa nonostante abbia il morroso e gli gridiamo: fate la biri. Desincronizzati ovviamente così. Adesso lo guardiamo Mechanicus. Che trash ragazzi, che trash. Fatela biri. Citazioni, non è un plagio, è una citazione ragazzi. Sabato sera con gli amici siamo cresciuti, ce la siamo spassata. Che visto ogni minuto questa tosta serata. Ah, ok, così. Tutti che ci provano con quella tipa lì. Poi ne arriva uno, il più figo, il più sicuro, che riesce a tirarle un limone duro e gli gridiamo: fatela biri! Fatela biri! Non è una parola, è una citazione, ragazzi, è una citazione. Sicuramente non è un plagio, ok? Fatte la biri. Fatte la biri. Fatte la biri. Quindi di che cazzo parla sta canzone qua? Questo è il papà del tizio che c'era all'inizio video. E la cosa divertente cos'è?
che il tizio di questo video, che c'è all'inizio video, compie gli anni il giorno della festa del papà. E quindi lui ha fatto un post assurdo, veramente non lo troverò mai più, però ha fatto un post assurdo in cui diceva, che sembrava un post commovente su suo padre, così, che gli ha rubato un po' la festa, così, bla bla, e che finiva con: ma adesso, grazie ai soci statali, abbiamo potuto compiere un capolavoro insieme, iniziato da me e finito da lui. Cioè è una cosa assurda, cioè, questo, tutto questo è il suo compleanno, appunto, che vabbè, è esagerato, noi vogliamo solo lo spammino e basta, un genio. Quindi di che cazzo parla? Ah, è ripartito, bene, perfetto. Quindi di che cazzo parla sta canzone qua? Ah, poi c'era quella dei Marò. Vai, faccio sentire quella dei Marò e guardiamo il video di Mechanicus. Questa è senza video però, ragazzi. Eravamo ancora solo in due quando abbiamo fatto la canzone dei Marò. Qua, vabbè, boh, io non so veramente. No. Parti? È stato divertente restare in prigionia. C'è un solo inconveniente, l'Italia è casa mia. Addio, addio, indiani, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, che dite? Mia figlia è gay. Io non vedo l'ora di tornare. Voglia di sparare. No, mi dissocio, non ho voglia di sparare. Non è vero. Indiani, addio. Ma venite a pescare con noi. La torre girone della Enrica Lexi. Torneranno a navigare con voi. Qui con voi. Qui con voi. Ciao, ciao, Marò, ciao. È una città, il mio canale. Attenzione, attenzione, no, quella è bannabile. Quella canzone lì è bannabile, ragazzi. È una citazione al mio canale prima. Esatto, esatto, Chiara. Io già sapevo che ti avrei trovata prima o poi. Amore, senti. Ok, qua bannabile. Mi dispiace, senti, devo guardare Rossellino, la mia cuginetta. No, ma figurati. Ciao, piccolina, quanti anni hai? 8 anni, sono nata nel 2010. Che culo. Nel 2010. Nel 2010, amore, questa bambina è nata quando io già c'avevo 20 anni, amore. Io pensavo che dopo il 1991 non fosse nato più nessuno, amore. Ma può essere mai? Ma che dici? Questa non ha visto nemmeno i mondiali del 2006, amore. Questa bambina non sa chi è grosso. Chi è grosso? A me non fanno ridere questi, ho capito chi sono. Ma come è grosso? Si vuole venire Peppe, si vuole venire Peppe. Ma è pure sponsorizzato, ma che palle. E poi i bianchi? No, grazie. Delle no, bambolille. Scusami, Mechanicus, ma non mi fanno ridere. No, ho capito chi sono. Dario Moccia ci convince ad abbonarci, ma Dario... Ma lui perché fai doppiaggi a Dario Moccia? Ma scusatemi. Dario, sono nuovo, mi convince ad abbonarmi. Quando? Ma poi è bravo, cioè, guardate. Come si chiama? Se non si blocca. Quando lo sgrodolo si fa serio. Ok. Io non capisco questa cosa, ragazzi. Questo qua sta malissimo. Così. Cosa sta succedendo? Raga. Ciao. Quando lo sgrodolo si fa serio. Sai chi sono io? Io sono Dario. Dario Moccia. Non ho capito. Non lo sopporto lui. Ma non è tanto lui che io lo amo da una vita. È uno dei 5.000 freebooter di Dario Moccia. Ma lui è più fuori di testa, Cioè questo qua sta malissimo. Guarda che è scritto così, freebooter è molto bello. Ma cioè lo ridoppia. Ma vi faccio vedere gli altri di questo qua. Perché gli altri freebootano, sì, fanno i montaggi, certo. Ma lui fa questo. Lui fa sta roba qua. Appena parte. Con molta calma, ovviamente. Poi Dario penso sia stato il primo che ho seguito su YouTube, cazzo. Lo metto anche a tutto schermo, così, per godere di più. Cioè, capito? 3 minuti così.
3 minuti e 40. Sta di merda questo ragazzo. Ovviamente sono iscritto. Ma oppure che ha provato a fare un deepfake con Sdrumox. Comunque è arrivato Sdrumox, quindi mentre fa il drummino. Cioè cambia scena. Cosa sta succedendo? A parte che non è Sdrumox, probabilmente è venuto male anche per la forma della faccia così. Ma oggi mi è successa una cosa, ragazzi. Quel cazzo di vigile di merda. Mi dissocio, ovviamente. Viva i vigili. Cioè, capito? Quanto può stare male una persona del genere, ma... Cioè... Che era quello che aveva montato... una live di Marco Merrino nello stile di Marco, come se fosse un video di Marco Merrino che avevo fatto vedere. Cioè, oppure, cioè, questa cosa qua, parliamone. Cone nazionale di fumetto, leggi solo roba giapponese? Cosa? Come cosa? Dicevo se lei, cioè, perché? Sa cosa farvi vedere, ragazzi? La pasta alla Shamba 2. Io amo questo video. No, perché oggi no, certo, il mio motto, però... pasta alla Shamba 2. Pasta alla Shamba e ritorno. Guest star di oggi. Guest stars. Francesco Galati. Il signor Franz. Eris Official. Eris Official. Human Safari. Human Safari. La ricetta di oggi consiste nel fare la stessa pasta dell'ultima ricetta, cioè la pasta alla Shamba. Prendiamo una pentola. No, non si dice, si scherza, mi dissocio. La riempiamo di acqua. Non così vicino che si vede che sono grasso. Oh. Accendiamo il fornello. Ah, il gas è spento. Come lo accendiamo? Aspettiamo Franz. Per certe cose fatevi sempre aiutare da un adulto. Sì, si fa per ridere, mi dissocio. Scherzo, ovviamente. Accendi il gas, Franz. Fatto. Chiudi, sono scoppi. Ammazza che buon odore. Raga, mi sto dando un po' la testa. Mi fa tirare un'area. Che cosa, che l'audio di viaggio? Macchie, sempre macchie. Chiamiamo tutti. Oggi c'è una pasta diversa. Spaghetti alla chitarra numero 104. Top inquadratura. No, sono tanti. No, 500 grammi sono tanti, siamo 4. Non sono tanti, siamo in 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo in 5! 1, 2, 3, 4, 5! Che video è? La pasta alla Shamba, una nuova ricetta incredibile. Shamba 2. Shamba 2. Io non so se lo conoscete, Marcello Ascani, fa dei video a volte interessanti, a volte un po' meno, per i miei gusti. Idrica, perché l'hai fatto? Simpatico, simpatico. Abbiamo mangiato il piatto di sale stamattina. Ma no, ma è già idrico. Ah, ragazzi, no, potete mettere quanto sale vi pare. Questa cosa non ha senso. Perché si scioglie, poi è come se non lo mangiate, è già idrico. No, ragazzi, bisogna buttarla tutta la pasta. Poi la buttiamo nel secchio. È la regola, no, io me la mangio. Zio, è buona la pasta al Shamba. È buona. L'allenamento di pompa. Sì, che in realtà fa video più interessanti. Se la mangiamo, te lo giuro. Cioè, il conto dei minuti? Il conto dei minuti non va fatto, non come dice Aris Official, perché... Basta già, basta già dalla pasta. Ma no, il coltello, con la forchetta. Che te l'ha insegnato a cucinare? Vedi, a nascere e crescere figli unici come il signor Franz, poi esce fuori che non sa fare la pasta. Non come me che ho 8 esatto. Fratelli. 12 minuti. Ancora che segni il tempo? La pasta si assaggia, non si segna il tempo. Aspetti. Ma perché stai usando il coltello? Dai, il coltello che vantaggio ha rispetto alla forchetta. Aia, adesso ho una crisi. No, non ce l'ho ancora una crisi. La cosa challenge, la. Beh, questo qua è un video veramente a caso, però mi fa sempre ridere abbastanza. Beh, la prima volta un sacco.
specialmente da adesso. Non mi ricordo, no, mi ricordo la battuta. Com'è che diceva? Ci vuole olio in acqua di pasta, altrimenti fa la... Schifo. Non ci ho messo l'olio. No, ci ho messo l'olio. Non ho messo l'olio. Marcello, ti faccio mangiare tutta la pasta intera. Non ci ho messo l'olio. No, dai, ti prego, non puoi mettere l'olio. Non ci ho messo l'olio. Perché ho messo l'olio? Ti giuro che non puoi assaggiare la pasta. No, devi stare zitti perché nella grotta c'è Andreotti e tu. Voglio anche una foto di Andreotti. No, dovrei stamparla dopo il clip della cosa che bolle quella pasta, basta riprendere. No, una foto di Magalli. Una foto di Magalli, ragazzi. Ci sta. È pronta. Spegni il fuoco. Ottimo. Accendi l'acqua. Accendi l'acqua. Si accende l'acqua, si apre. Nell'altro. Scoliamo. L'olio. L'olio, passatemi l'olio. Basta. Come basta? Non lo so, quanto ce ne vuole ancora? Basta. Ora ci mettiamo il parmigiano. Come no? Tu non mangi il parmigiano? Come non mangi il parmigiano? Non so cosa sia successo, ragazzi. No, non ho ben capito cosa è successo. Va bene, non c'è problema se non ti piace il parmigiano. Tira fuori la tua pasta. Un viaggio strano. Mi fa anche schifo la Non lo so. Okay. Non ci ho messo l'olio. Quante ne vuoi prendere? Bella ancora? Che succede? Niente, ho un boh, non lo so. No, ciao Levi, come stai? Secondo me è troppo secco. Secondo me no. E ci stai mettendo del pepe? Ma lascialo stare! Porca puttana! Adesso ti butto fuori dal gruppo degli abbonati e butto fuori dentro lui, ragazzi. Ah, quello che ho leccato? Sì. Ok. Aspetta, ho leccato questo. Ah, l'hai leccato troppo. Cosa l'hai veramente troppo? Guarda come va. Guarda che piattamento! Che bel nido! Vedi se riesci a farlo uguale con questo? Aspetta. Picchiamolo, Levi, picchiamolo. No, l'hai sbagliato. Mi dissocio dal picchiare la gente. Come ci si sente a non mangiare la pasta alla sciomma perché sei diversa? Questa è una pasta da mangiare quando non hai... No, fra, sarebbe per l'undicesima. Mi andavano perfettamente per 5 persone. Guardate chi è tornato strisciando e si sta prendendo il bis di pasta. Tu la fai da impazzire di bontà. Fa crescere i bambini sani e forti. È la pasta alla sciomma 2, Levi. No, stiamo a 10, fidati. Che schifo. Che schifo. Sai cosa succede a quelli come te? Prende la cotta. E la fase finale della ricetta è fare la scarpetta con la pentola. Ricarla, far uscire tutto il teflon e mangiarselo. Buono, morirò a 30 anni. No, non ora. Normalissimo, in bianco col parmigiano. Non è vero, è pasta alla sciomma. Perché l'hai detto? È rovinata tutta. Perché l'hai detto? È vero. Cosa è vero? Io so la verità. Cosa hai detto? Che questa è pasta burro e parmigiano senza burro. Terribile. Dimmi, Levi, cosa c'è? Ormai... Cosa ormai amen? Dimmi tutto, tesoro. Vai, vediamo cosa mi suggerisce il mio feed. Ah, un'altra cover di Dov'è Bugo. Basta, hanno rotto il cazzo sti qua con le cover di Dov'è Bugo. Mettiamo questo. Guarda una puntata del Muschio Selvaggio Podcast. No, vecchio. Ma anche perché me le guardo tutte quando arrivo a casa dopo pranzo? Anche se esce il lunedì. Boh, vediamo lunedì prossimo chi c'è come ospite. E se è una cosa che potrebbe essere interessante da vedere in live, me lo tengo per la sera. Perché, vabbè, quelle che ormai... Cioè, ormai le ho già viste tutte. E vedere video che ho già visto, a parte questo, mi tira il cazzo. Però ci può stare. Altro che quello che abbiamo visto prima. No, non l'ho ancora. Oh, ragazzi, live reaction alla live. Alla live di Levi Gard e dei suoi amici. Mi va? Non l'ho visto. Non ho
Ieri sera sono tornato a casa da mezz'ora e sono andato via subito. E oggi no, tutto da fare. Oh, Levi, se mi autorizzi, live reaction. No, no, ok, non lo guardiamo. Dai, spam. Allora, Levi e i suoi amici ogni tanto fanno delle live, appunto, fanno dei podcast, tipo. Da quello che ho capito, perché non ho ancora visto neanche io. E niente, ieri mi ha mandato il linkino in chat, ma ero appunto a Cerea, per cui... Sì, ma Cerea, non hai visto neanche la 1 e la 2, fra, vergognati, veramente. Non si saltano le parti. Anche perché Joseph Joestar col mitragliatore è il personaggio più forte di tutta la serie. Uno dei più forti, diciamo. Possono sconfiggerlo solo Dio Brando e Jotaro. Ma fai bene a vergognarti, cazzo. È giusto dedicare un tributo. Oi, Smokey. Beh, buttiamo un po' avanti. Kono zashi, koko miro yo. Nanda yo? Mienai yo. Best boy, ragazzi. Best boy! Non è Jotaro, è Joseph. Sì, dai, sei stato bravo. Ma spoiler che, dai, cazzo, ormai ti sei già visto che fine fa. Spoiler, cazzo. Spoiler, no, è la seconda parte della prima stagione. Ah, è bellissima. Allora, ragazzi, parliamo di cose serie. Non c'è una playlist su Spotify di Jojo Lo-Fi? Jojo Lo-Fi, attenzione. Vediamo. No, ma questo non c'entra un cazzo, mi sa. Ma c'era Lo-Fi di Jojo, questi sono spagnoli. Lo-Fi, eccolo qua. Jojo Lo-Fi. Non mi piace troppo. Vediamo cosa c'è. Cosa c'entra? I don't want to set the world on fire. Cazzo, gliela rimuovo. Non posso, ovviamente. Bella, bella, bella. Te la mando. Me la mando qua in chat. Vediamo se riesco. Sì, ma ci sono 10 canzoni. Tipo, sì, 10 proprio. Non è che sia il massimo. Copia link playlist. Allora, questa è la playlist. Allora, non spoilerate. Allora, no, ma non è spoiler. Hai già visto la terza. Che cazzo di spoiler è? Io la voglio più gasata. Ma stiamo anche tranquilli. Allora, ragazzi, parliamo di cose serie. Allora, come sapete, l'Amon, le onde concentriche, il Ripple, che dir si voglia, può essere messo, diciamo, condotto, non so come viene un termine migliore in questo momento, trasmesso tramite diversi materiali, tra cui il metallo, l'acciaio. Ora, immaginate che Joseph Joestar, con un mitragliatore, la maggior parte degli utilizzatori di stand li fa fuori. Perché fermalo un mitragliatore, cazzo. Almeno che non sei mista che ti spari 8 volte in una settimana. Perché... Ma fermatelo un mitragliatore.
contro i vampiri. Ma non è spoiler, cazzo! Tu sei spoiler. Contro i vampiri ci passi le onde concentriche nei proiettili. L'hai fatta. Cioè, l'unico, gli unici che possono sopravvivere sono Dio e Jotaro, perché fermano il tempo. Basta. Fattuale! Cos'è? Che vuol dire che sono uno spoiler? Che sei un po' uno spoiler. Vuol dire un cazzo. Vediamo che altre canzoni ci sono in questa playlist. Bellissima. Dio, è tutta così, però che palle dopo un po'. Bruno Bucciarati. Forse lo batte Hitler, si scherza. No, ma Hitler non c'è nella seconda parte, ragazzi. Ci sono solo i nazisti. Dio è il mio cattivo preferito di tutto il mondo. Ma perché non hai visto gli altri, cazzo? Vista la maggior parte delle volte che viene menato, viene colpito dallo stesso personaggio. Ma infatti! È questa la cosa assurda. E se, se pensate che Vento Aureo si svolge nell'arco di una settimana, 10 giorni circa, si potrebbe tranquillamente chiamare la brutta settimana di giorno Giovanna, cioè la brutta settimana di Jojo, la settimana un po' strana, la bizzarra settimana di Jojo. Giorno è napoletano, sì, di origini giapponesi. Metti la host, la si scrive senza H, di, Killer Queen. Ok, non ci sarà mai su Spotify. Killer Queen. Qual è, cazzo? È questa? Non mi ricordo più qual è. Non mi sono rimasto tanto in mente quelle. Ma è questa? No, non credo. Devo leggere il secondo numero di Stone Ocean. Una settimana da Dio. Ah, anche sì, in realtà. No, ma l'ho comprato. Ah, ok. Cazzo. Ma leggetelo anche, costa di andare a scan. Ok, ok, questa. Ho il dubbio su quelle di Diamond is Unbreakable. Perché a un certo punto mi ero rotto di aspettare gli episodi. E siccome avevo recuperato tutto il manga su eBay, i vecchi numerini, no? Ve l'avevo fatti vedere una volta. Raga, forse c'è un video che posso farvi vedere. Se lo trovo, ragazzi, è oro quel video. Aspetta, forse ce l'ho sul computer. Se no vi racconto l'aneddoto qual è stato, perché era bellissimo. Magico, ragazzi. Magico. Magico Sabrino. Magico Zuzzurellino. Anas gonna away. Allora, forse è nei backup vari, perché nel frattempo ho cambiato effettivamente telefono. SD non lo troverò mai, però così. Dovrei ricordarmi. Vabbè, ve lo racconto. Che la musica mi incalza anche, in realtà. Allora, campeggio qualche anno fa vicino a Napoli, come si chiamava? Pozzuoli. Sul campeggio sulla Solfatara, dopo una settimana in cui una settimana dopo sono è morta una famiglia, tra l'altro, cadendo in un pozzo di zolfo. Stessa zona in cui i miei amici sono andati molto 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 modificati di notte, non è successo niente. Ma vabbè. Cosa succede? Praticamente avevamo tutti letto e ho visto Jojo a parte 1. Io mi stavo leggendo, mi sa, Stillborn Run in quel periodo. Ok, perfetto. Perfetto, questo mi servirà adesso. Un giorno un mio amico si imbottisce il pacco con un asciugamano, ok. E questo lo capirà chi ha visto parte 4. Parte la musica di Killer Queen, appunto.
Tanto mi dico napoletano, quindi farò anche l'accento. E eravamo lì sul porticato, sul portico di questa di questo bungalow, del nostro bungalow, bungalow. Sto qua esce, sbatte la porta urlando, così. Bam! I had a boner! Ho avuto un'erezione, perché a un certo punto Kira lo dice, no? Con sto pacco imbottito, con sto asciugamano grosso così che... E poi gli abbiamo fatto rifare il video, ovviamente l'abbiamo filmato perché meritava troppo. Con a fianco americani, tedeschi, che capivano benissimo l'inglese. Immaginate, questo qua che esce e urla: ho avuto un'erezione! Col pacco così, capito? Con l'asciugamani fin qua. Parte 4 best parte, non lo so. Non lo so. Io... cattivo fighissimo, però best part. Se volete evitare spoiler mi fate un grandissimo piacere. Ah, adesso sei tu dall'altra parte, eh. Manga sono usciti 20 anni fa, quindi non dovrebbe essere più spoiler. No, vabbè, ma ci sta che uno guardi solo l'anime. Però io non ho visto un cazzo. Vabbè, ci sta. No, vabbè, ma son d'accordo anch'io che se uno sa... siamo in poche persone, uno non l'ha visto, ci sta a non fargli troppi spoiler così. O farli decontestualizzati tipo I had a boner. Comunque voglio mettere una cosa. Eurobeat. Attenzione. Forse... bellissima canzone di Shion. Di Shion. Spero che... Perfetto. Allora, sì, ma che ridere. Ma poi ci attaccavamo tipo in piscina al mare, ci si prendeva per la schiena, tipo così, si afferrava da dietro urlando "Ship trick!". Oh no, sono stato preso. Non posso, si tipo si giravano, no, così. Madonna, che ridere. È stato un campeggio di JoJo reference, ragazzi, non potete capire quanto cazzo fosse figo. E poi inizio a smascellare. No, per smascellare ci vuole questo, ragazzi. Per smascellare ci vuole questa, cioè, per forza. Chissà se c'è Dio Cristo. Dio Cristo! Uno di voi che sa com'è nata la musica elettronica. Ve la posso raccontare io. Anch'io ho letto la traduzione perché ci avevo fatto la cover. Nel cielo si incontrò. No, non è Papa Francesco. Ozzoto. È DJ Franchino, ci vai vicino. Insomma, tutte le molecole necessarie per far scoppiare qualcosa. Anzi, lo chiamarono il Big Bang. La grande botta. 12 miliardi di anni. Da tutto questo è nato anche il Papa. Tutti voi pensate un po', se non ci fosse stata la grande botta, dove eravamo noi a quest'ora? Cosa avremmo fatto? The Big Bang, la grande botta. Big Bang, Ricky, fagliela sentire la grande botta. C'era una volta la grande botta, tanti tanti anni fa. Ricky Leroy. Ricky Leroy, vai. Franchino. Franchino. Why
night party a Jais. A Jais. Tutte sono un po' scimmiette. Io morne. Manche. Ricky Leroy. Fagli sentire la grande botta. Quasi smascella. Stronzata, ragazzi. E stronzeta. Torniamo al nostro. Scusate, no. Fermi tutti, ragazzi. Non vi dovete muovere, avete capito? Non vi dovete muovere. Perché io credo di aver trovato il video. Qualcuno di voi che sa com'è nata la musica elettronica. Me la posso raccontare io. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. C'era una volta circa 12 miliardi di anni fa, quando qualcosa nel su nel cielo si incontrò. Ozoto. Lo zoto, ragazzi. Insomma, ozoto. Le regole necessarie per far scoppiare qualcosa. Anzi, lo chiamarono il Big Bang. La grande botta. Così io voglio vedere sul drop che succede però. 12 miliardi di anni fa. Fagliela sentire! La grande botta. One white party. Morning. Monkey. Ricky Leroy. Fagli sentire la grande botta. Va bene. Molto bene, ragazzi, molto bene. Cazzo, ma vedi, si è perso un momento clippabilissimo. Vabbè, sti cazzi. Allora, dai, maestro Domenico, vediamo se ha fatto qualcosa di nuovo che non... È un po' che non guardo le cover, no, le canzoni nuove, Devo dirla, minchia, 2000 video, le passi. Vai, tutorial live. Allora, capotasto sul terzo, mi sembra. Sessere! C'è scritto gli accordi, qualcuno non li ha scritti, vero? Vabbè, faccio il testo però. Allora. Non è sul terzo, ma che cazzo di chitarra c'ha? No, sì che è sul terzo. Ma l'ho scordata quella chitarra pure. Fa quello? No, ho capito. Fa questa cosa qua lui. È tremendo. È tremendo, orribile. Tutorial? Puoi vedere la clip. Ok. Please. Ciao Chiara. Buona serata. Se fai... Non ho capito se vai in live anche tu stasera, ma in caso ti facciamo il radino dopo. Nel caso, cosa sta succedendo? Se avessi la chitarra scordata, farei il tutorial con te. Stai vedendo la clip? Adesso la guardo. Mamma mia, che palle!
Ma non posso guardarmele dopo come faccio sempre. Devo guardarla adesso, devo guardarla. Secondo te la sto guardando visto che c'ho il browser aperto, cazzo. Lo vedresti? Vabbè, ok, va bene. Cosa... qual è il problema? Ci sta. Ah, ok, non sei in live. Va bene, cara, buona serata. E grazie mille di essere passata. Non ci voglio accordare, ma anche questa qua non è che sia troppo accordata. Perché ho scaricato la batteria e non ci voglio di scaricare l'applicazione. Buonanotte, tesoro. Vediamo, tutorial live. Quindi è così. No, però c'è qualcosa che non va. Aspetta. No, vabbè, era giusto. Più o meno, ecco. Ok, sentiamo il ritornello. Cambia, attenzione, c'è un cambio, mi ha fregato. Non ho capito che cazzo è quell'accordo, ragazzi. Vediamo, fammi leggere. Tutti che se la prendono con me pure sono molto simpatici, mi sono solo perché sono... ok. Sì, ma... aspetta, no, mi sono perso un sacco di roba prima, allora. Scarica l'applicazione. Aspetta. Ah, ok. Troppo la mossa personalità, ripeto, troppo sbatti. Sì, ma non ti incazzare, ma che stai facendo? Non è che la specie di pinza sulla prima fila di pulsanti... Non è che la specie di pinza... Ah, no, ma ce l'ha messa male. No, ma lui ce l'ha messa malissimo. Cioè, ce l'ha messa che gli prende a mezza corda. Cosa sta succedendo? Dopo... L'ho appena vista la clip! Ok, ragazzi, cover live, pronti? Abbiamo il testo qua. Grande. Ah, ha messo male questo, aspetta. Shanawana Ep. Shanawana. Shanawana Ep. Ora ora sta sere sere. Ora ce la faccio più. Com'era bella, era bella.
Ma per la cover del vulcano non ho voglia di trovarmi gli accordi. Vediamo. Domenico, mini, vulcano. Secondo me c'è. Secondo me qualcuno l'ha fatto. Eccola qua, vedi. Ma tanto io la sapevo fare, l'avevo imparata. Però blocchi vaffanculo. Guarda, se poi non c'hai quello che cerco. Madonna. Ah, c'è. Però non so farla alta come lui. Tra l'altro è suonato prepotente. Il vulcano! Il vulcano! Ha eruttato! Il vulcano! Il vulcano! Il vulcano! Ha eruttato! Il vulcano! Dio caro! Ha rovinato tutto, tutto ha rovinato. Il vulcano no! Solo a caso sui tasti 10-12. Sta andando tutto male. Boh. Ti non erai altre 8 sub solo per questo. Fallo, cazzo. Ma dai, ma che miti. Ok, dai, se lo meritano. Quella roba lì. Ah, power cords. No, il plettro però qua portata. È sparito come al solito. Forse è questo? No. Cazzo. Vabbè, facciamo acoustic version, ragazzi. No, però è la minore. No, devo sentire com'è. Sono tre accordi, tanto la vai. Petro per plus, ma dipende da cosa devi fare, direi. Cioè, no, ma quello l'ho già fatto sul mio profilo Instagram, ragazzi. Facciamola. Sta andando tutto male. No, bruttissima così. Così per forza. Sta andando tutto male. Che poi questi sono gli accordi di Hurt. È un po' scordata. I've hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. Na 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 na.
Sta andando tutto male. Sta andando tutto male. Bella, ho rovinato tutto. Bella, ragazzi, dai. Volete che... Boh, non lo so. Io qua ancora a te, un pochino. Mi ricordo come si chiama la tipa, di cosa stiamo parlando? Ah, c'era tipo uno vestito da Sora, uno vestito da Kyrie e un ciccione da Xehanort, è vero. Mi dissocio da... Beh, vabbè, io sono ciccione, posso dirlo. Xehanorto! Sai suonare? No, non sono capace. Ma io la chitarra la so suonare da autodidatta proprio. Quindi so fare qualche accordo, qualche arpeggino stupido. Di cavolo le cuffie nel frattempo. Tipo, non so se avete presente Guaranteed di Eddie Vedder. Che ci ho messo una vita a impararlo, poi non l'ho più suonato, per cui... Cioè, non suono tanto la chitarra. È così, tipo... Cioè, è già sbagliato, capito? Beh... Non sono più capace, ragazzi, non sono più capace. No, 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 non so suonare. Ma figurati se so suonare The Other Promise. Però non è per chitarra The Other Promise. Ma non so suonare la chitarra, ragazzi, io non sono un chitarrista. Io suono a malapena cantare, potresti impararla. Vediamo quanto è difficile suonare per chitarra. Vediamo. Questo lo posso... Questo qua, forse. Una versione classica, chiaramente, non elettrica, perché non avrebbe senso. Ok, fin qua ci sta. E qua ho già fallito. La canzone di Sandokan. Sì, ma io non so suonare la chitarra, ragazzi. Io so fare quattro accordi. Sono un imbecille. Non voglio neanche imparare, in realtà. Non mi interessa. Molto bella, però. Vediamo questo. Sta andando tutto male. Sta andando. Chitarra difficile da suonare, ma è facile da imparare. Non mi piace. Veramente questa non mi piace. No, raga. No. No, no, no. Troppo rocchettona. Attenzione. Un asiatico. Giapponese, tra l'altro. Bellissima, ragazzi. Piango. Nella vita quattro accordi sono anche di più di quelli che servono. Infatti. Bellissima davvero. Mi piace molto. Ok. Vediamo quello. Madonna, ragazzi, avete mai visto il tema di Riku suonato al piano?
Il piano easy un cazzo. È tremendo. Vediamo se troviamo. Io voglio un fazzoletto, ragazzi. Che era. Era veramente tremendo. Eccolo qua. Terzo movimento, scherzo intermezzo. Allora. Kingdom Hearts. Scherzo e di notte. Ok. Live. Vediamo, ce n'era uno veramente bravo. No, mi sa che non era scherzo di notte, era scherzo. Vabbè, mettiamo Riku piano, live. Facciamo prima a fare così. Questa era, o questo, non lo so, era mostruoso. Cioè, guardate. Se parte. Anch'io vorrei imparare il piano, ragazzi. Te la levo, sto vedendo 160 pin. Che merda, bro. Mi dispiace. Cioè, guardate quelle cazzo di mani. A un certo punto, vediamo se riesco a beccarlo, fa una cosa bellissima. Così, mentre suona, tira via le pagine che non gli servono più. Ed è pazzesco questo. È difficilissima suonare al piano, oltre che bellina. No, no, ma è assurdo, eh. Dica quella del gioco, vabbè, ma gli spartiti sono quelli. Non è che. Se no, un'altra canzone difficilissima da suonare al piano. Un'altra canzone veramente difficile da suonare al piano è il tema di Camilla in Pokémon. Che in inglese Camilla, come cazzo si chiama? Raga, come si chiama Camilla in inglese? Cynthia, forse. Sì. Allora, vi faccio sentire prima l'originale. Dovrebbe essere questo. Cioè l'inizio del tema, poi il resto è tranquillo. Arrivato giusto tu, maledetto. Ciao, benvenuto caro. Come stai? Giusto tu. Vabbè, questo è quasi impossibile da suonare a un pianoforte. Lui ci ha provato. Tra l'altro, bellissimo, arriva sto tizio qua, canottierona, no? Così, cappellino di merda. Merda, insomma. Cioè, e poi. Cioè, non so se mi spiego. Paci! Ciao, Giustito, come stai? Qua un po' sbagliato, ma cazzo.
Cioè, è veramente un casino sta roba. Tranqui. Vabbè, sono le 9.40. Se dite, se avete qualcosa da vedere, si guarda. Se no, io chiuderei anche, visto che le nostre due orette le abbiamo fatte, anche di più. Questa è ancora la musica di Jojo. E... vabbè, ci sta. Ditemi voi, ragazzi. Se no, io andrei in chiusura. E andiamo a vedere se qualcuno andrà a dare. Allora, vediamo se non c'è nessuno di interessante. Vediamo, c'è Hilda. Non è andata in live prima. Ma che cazzo. Ok, vabbè. Che nick avete? Perché ogni tanto c'è bisogno di cambiare nick. Pensa, Spermafrost era frananana lunghissimo. E Testicolo Tonante era Red Tom 623. Ma abbiamo cambiato idea. Se vuoi una coppia di coglioni. No, uno è un coglione, l'altro è il prodotto. Se vuoi te lo cambio anche a te. Abbiamo disponibili Tegolino, Sergio, Brugola o Brugolon. Comunque dai, Raidino e Hilda. Fate i bravi, ragazzi. Io vi osservo sempre. E vabbè, io mi apro già la cosa di Hilda, che non potrei farlo, per cui cambiamo subito scena. Ragazzi, vi lascio il raid in chat. Darei priorità a quello. E abbassiamo il volume qua. E fate i bravi, adesso vengo anch'io a fare un salutino. Mi raccomando, non fate arrabbiare Hilda, che intanto vi banna. Ci vediamo domani sera alle 7:30 con Kingdom Hearts. E giusto tutto, mi dispiace che tu sia arrivato adesso, però è loga. Spermafrost è veramente bello. È veramente figo Spermafrost. Sia come numero che come nick. Bene, signori, buonanotte a tutti, fate i bravi. Ci vediamo in chat da Hilda. Ciao ciao.